Buonasera, buonasera e benvenuti all'accorciato appuntamento con il Terzo Tempo Live, le 17.30 in diretta su Rete 8 Sport. Facciamo il consueto riepilogo domenicale. Cominciamo oggi dalla Serie A, che è tornata a riprendere il suo naturale cammino dopo la sosta di domenica scorsa. Vediamo il quadro completo dei risultati. 21esima giornata, seconda del girone di ritorno. Alle 12.30 il Napoli ha espugnato l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, Atalanta 0, Napoli 1. Nel secondo tempo il gol partita firmato da Mertens. Bologna batte Benevento 3-0, Lazio-Chievo 5-1, queste partite si sono giocate nel pomeriggio alle 15, Sampdoria batte Fiorentina 3-1, Sassuolo-Torino 1-1, Udinese-Spal 1-1 e poi a Verona il Crotone che ha battuto il Verona 3-0, tra l'altro giocato dal primo minuto a Mad Benalice, tutto proprio in questa sessione invernale, in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Pescara. Alle 18 comincerà l'incontro tra Cagliari e Milan, alle 20.45 il primo dei due posticipi Inter-Roma. Domani sera si chiuderà il programma di fronte Juventus e Genoa. Vediamo ora naturalmente la classifica del massimo campionato, vediamo come è cambiata, perché è chiaro che il Napoli dopo questa vittoria ha allungato sulla Juventus 4 punti di vantaggio, Juventus che però giocherà domani contro il Genoa di Ballardini, che ha allenato il Pescara nella stagione 2006-2007, un'esperienza infausta, soltanto 6 giornate per Ballardini, poi sostituito da Aldo Ammazzalorso. Dunque domani Juventus-Genoa alle 20.45, Lazio al terzo posto con 43 punti, Inter 42, Roma 39, Sampdoria 33, Atalanta 30, Udinese e Torino 29, Milan e Fiorentina 28, Bologna 27, Chievo 23, Sassuolo 22, Genoa 21, Cagliari 20, Crotone 18, Spal 16, Verona 13, chiude il Benevento con 5 punti. In Serie B si è disputato il posticipo a Brescia, tra Brescia e Avellino, messe di gol ben 5, l'Avellino ha battuto il Brescia per 3-2. Vediamo anche la sequenza dei marcatori: Molina ha portato in vantaggio l'Avellino al 16esimo, poi doppietta di Torregrossa nel breve volgere di 60 secondi, Torregrossa centravanti del Brescia, attaccante del Brescia, autore dunque di una doppietta, dunque il Brescia ha momentaneamente ribaltato la situazione. Nel secondo tempo, in 7 minuti, il pareggio di Castaldo e la rete della vittoria della squadra di Walter Alfredo Novellino, siglata da Bidawi, ex giocatore del Crotone. Vediamo anche in questo caso la classifica del campionato di Serie B, se è possibile, mi rivolgo naturalmente alla regia capitanata dall'ottimo Roberto Cherchi. Vediamo qui, questa è la classifica del campionato di Serie B dopo 22 giornate, era la prima giornata del girone di ritorno: Frosinone e Palermo 40 punti, Empoli 37, Cremonese, Cittadella e Bari 35, Parma 33, Spezia e Pescara 31, Venezia, Salernitana e Carpi 29, Avellino 28, Perugia e Novara 27, Entella e Cesena 24, Brescia 23, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, Provercelli 18 punti. Dunque l'Avellino conquista una vittoria molto importante, preziosa, si porta a quota 28, l'Avellino che veniva da un momento non proprio esaltante sul piano dei risultati, l'Avellino di Novellino che ha cominciato così nel migliore dei modi il 2018, espugnando il Rigamonti di Brescia 3-2 il verdetto finale. Diamo uno sguardo anche a quello che è successo nel campionato di Serie C, prima di occuparci approfonditamente della Serie D e anche del campionato di eccellenza. In Serie C ieri purtroppo la sconfitta interna del Teramo che era passato in vantaggio, aveva sbloccato la situazione con la Vicenza, il gol di Bacio Terracino, e poi c'è stato l'1-2 del Vicenza che si è imposto per 2-1. Questi risultati: al Bionlef Renate si giocherà domani, Bassano Sant'Arcangelo 3-1, Feral Pisanò San Benedettese 1-0, a Fermo Sud Tirol batte Fermana 1-0, a Gubbio Mestre batte Gubbio 3-1, Pordenone Fano 0-0, a Teramo Vicenza batte Teramo 2-1, Triestina Ravenna 1-1. Questo è il terzo KO interno stagionale per la squadra di Antonino Asta, che sembrerebbe essere in discussione. Vediamo ora la classifica del campionato di Serie C,
girone B, ricordando che il Teramo nel prossimo turno sarà di scena sul campo del Ravenna. Padova 38 punti, Renate 33, San Benedettese e Ferral Pisano 32, Reggiana 29, Siede Tirol e Bassano 28, Mestre 27, Triestina, Pordenone, Albino Leff 26, Vicenza 24, Fermana 23, Ravenna e Gubbio 22, Teramo 21, Sant'Arcangelo 19, Fano 15 punti. Dunque il Teramo conserva, diciamo così, due punti di vantaggio sui play-out, ricordando che al termine della stagione spareggeranno l'ultima e la penultima, ci sarà solo una retrocessione. Insomma, il Teramo ha perso, è andata male anche al Sant'Arcangelo, tutto rimane immutato, però la situazione di classifica rimane delicata. Prossimo turno, come già detto, Ravenna-Teramo. Passiamo al campionato di Serie D, terza giornata del girone di ritorno, a riscatto della Vastese, una Vastese da urlo nel confronto interno nel derby dell'amicizia con la Pineto, è finita 3-1 all'Aragona di Vasto. L'Aquila ha conquistato il primo successo del 2018 andando a vincere a Pescina, campo neutro, sui nero stellati, sempre più in fondo alla classifica. 3-1 il verdetto finale anche in questo caso. 0-0 invece dell'Avezzano a Castel di Lama contro il Monticelli. Ieri nell'anticipo il derby tra San Nicolò e Francavilla 1-1 all'ex Castrum di Giulianova. Questi risultati: Agnonese e Castelfidardo 0-1, Fabriano Capobasso 0-3, Jesina Matelica 0-3, Monticelli Avezzano 0-0, a Piscina l'Aquila batte Nero Stellati 3-1, San Nicolò Francavilla giocata ieri all'ex Castrum di Giulianova 1-1, San Giustese Recanatese 1-0, Vastese batte Pineto 3-1 e poi a Pesaro San Marino batte Vis Pesaro 2-0, San Marino che si conferma squadra formato esterno, aveva già vinto due domeniche fa a Vasto con il largo punteggio di 4-0. Vediamo la classifica di questo girone, girone F del campionato di Serie D. Prima di aprire i collegamenti dovrebbe esserci già Micciola al telefono. Matelica 50 punti in testa alla classifica, la squadra di Tiozzo che allunga sulla Vis Pesaro più 6, dunque della Matelica sulla Vis Pesaro ferma a quota 44. La Vastese, grande campionato, consolida la terza posizione in classifica generale a quota 40, Avezzano 34, San Giustese 33, San Marino, Capobasso e Castelfidardo 31, L'Aquila e Pineto 30, Francavilla 29, Agnonese 21, San Nicolò, Jesina 19 punti, siamo appunto nella zona calda della graduatoria, Recanatese 15, Fabriano 14 e poi Monticelli 13, chiudono i nero stellati con 7 punti, 15 sconfitte patite dalla squadra del neotecnico Aldo Di Corcia, che oggi ha appunto esordito sulla prima squadra, sulla panchina della prima squadra con una sconfitta, aveva illuso il gol del vantaggio firmato da Pacella e poi c'è stata la rimonta della formazione di Battistini, tra poco ne parleremo, ma non so se c'è già in collegamento telefonico la DS della Vastese Micciola. Buonasera a voi. Carissimo amico mio e amico nostro, come va intanto? Tutto bene, no? Perché insomma oggi la Vastese ha dato una grande dimostrazione, una reazione importante dopo le due sconfitte che ci sono state, 7 gol al passivo, oggi non c'è stata storia, mi pare di capire. Sì, sì, siamo contenti perché abbiamo vinto contro una buonissima squadra che veniva da 15 risultati ultimi consecutivi, quindi abbiamo fatto una grande vittoria e ho visto di nuovo la Vastese del periodo precedente in campo. Abbiamo preso due pali, un rigore sbagliato, quindi la vittoria è stata netta. Assolutamente, vittoria netta, diceva bene Micciola al telefono, perché il Pineto non perdeva in campionato dalla 24 settembre, dunque praticamente di fatto da 4 mesi, dal derby del match del girone di andata sul neutro di Morro d'Oro contro il San Nicolò, finito 4-3, tra l'altro 6 vittorie e 9 pareggi nelle ultime 15 partite per la squadra di Daniele Amaulo. Una vittoria importante, una risposta importante, probabilmente bisognava così aspettare, c'era una fase di assestamento anche per l'inserimento dei nuovi, potremmo metterla così, Micciola? Sì, sì, noi abbiamo avuto dei problemi, poi abbiamo preso due giocatori nuovi che stanno lavorando insieme allo staff tecnico e hanno bisogno di lavoro per inserirli al meglio. Siamo contenti per questa vittoria perché l'abbiamo fatta con una buonissima squadra che è il Pineto.
e questo ci dà fiducia, ci dà autostima e ci fa lavorare con più serenità. Tra l'altro è stato il derby dell'amicizia, proprio in settimana abbiamo intervistato Roberto Giammarino di S del Pineto, che ha testualmente dichiarato in settimana prima appunto di questo derby: la Vastese è senza dubbio la sorpresa di questo campionato. È un bel attestato questo, no Micio? Sì, anche se Giammarino è un amico, però noi stimiamo molto i dirigenti del Pineto perché sono persone serie. Oggi erano tutti qua, è stato veramente il derby dell'amicizia. Siamo contenti per questa vittoria perché veniamo da un periodo, abbiamo iniziato male il 2018, questa vittoria ci fa capire che possiamo lottare benissimo per queste prime posizioni. Beh, io credo che insomma siano più o meno blindati i playoff, no? Perché 40 punti più 9 di vantaggio sulla sesta in questo momento è il San Marino, che tra l'altro è una squadra che si sta confermando soprattutto formato esterno dopo i 4 gol appunto rifilati purtroppo alla Vastese 2 domeniche fa. Oggi si è ripetuto il San Marino vincendo a Pesaro. Sì, San Marino è una squadra che si sono rimpolzati parecchio, ma a noi questa vittoria ci dà morale perché noi siamo una delle squadre più giovani del campionato, non la più giovane, quindi ci dà morale, ci dà fiducia e ci fa lavorare in settimana perché la tranquillità che questi ragazzi devono essere liberi mentalmente e devono lavorare con serenità, senza pressioni. Ecco, liberi mentalmente, mi piace questa espressione di Micciola perché tra l'altro domenica prossima ci sarà proprio Matelica Vastese, questo sarà il big match della giornata, bisogna andare a giocare sul campo del Matelica con una certa leggerezza mentale. È vero, sicuramente affronteremo la prima della classe che sta dimostrando con i numeri di essere lì per merito. Quindi, ma noi andiamo lì con molta tranquillità, come abbiamo sempre fatto con tutte le altre squadre, rispetto, molta umiltà, però noi ce ne andiamo a giocare, andiamo sempre per vincere, senza problemi. Assolutamente, un'eventuale vittoria che ci potrebbe anche stare, potrebbe riaprire, secondo Micciola, i giochi per il primo posto? Secondo me siamo troppo distanti, però noi ce lo auguriamo, un risultato positivo, però io penso che Matelica sta facendo una corsa a sé perché sta andando troppo bene il Matelica, quindi 10 punti di distacco, però mai dire mai, noi siamo lì e vediamo. Mai dire mai, perfetto, grazie a Ciccio Micciola, grazie direttore. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie ancora a Ciccio Micciola, tra l'altro ex grande attaccante di S della Vastese, ha fatto molto bene anche nel San Nicolò. Insomma, il lavoro paga, la Vastese è sicuramente la sorpresa di questo campionato. Numeri eloquenti, 40 punti, terza posizione in classifica generale. Oggi c'è stata una reazione davvero rabbiosa dopo le due sconfitte consecutive, tra l'altro con un largo margine di gol al passivo, 4-0 in casa contro il San Marino, come dicevo, e poi 3 gol subiti la scorsa settimana al De Marsi di Avezzano, anche se nel finale la Vastese ha rischiato di pareggiare, ha anche colpito un palo. Insomma, la Vastese forse è scesa in campo tardi allo stadio De Marsi di Avezzano, se possiamo dire così, però oggi si sono visti gli effetti di questa reazione, 3-1 sul Pineto, una partita di fatto senza storia, doppietta di Nicola Fiore, gol di Stivaletta che tra l'altro ha anche sbagliato un calcio di rigore nel finale, proprio in pieno recupero, la rete della bandiera del Pineto realizzata da Denis Di Rocco. Scuola da Pescara, questi i risultati della giornata, 23ª del girone di ritorno. Ci occupiamo ora dell'altro derby che è andato in scena allo stadio Barbati di Pescina. L'Aquila ha battuto i Nerostellati 3-1, il verdetto finale aveva illuso Pacella, poi c'è stato il pareggio di Marra e si è scatenato il solito Boldrini, autore di una doppietta, il secondo gol su punizione davvero magistrale dell'attaccante della squadra di Pierfrancesco Battistini, che oggi doveva rinunciare a Boucher causa squalifica. Proprio Battistini è stato avvicinato nell'immediato post partita dal nostro Enrico Giaccardi, sentiamo. Ha riconosciuto il merito di Nerostellati che hanno approcciato la partita in maniera giusta, una squadra
che deve cercare punti per la salvezza e deve fare, peraltro con un pubblico che ha fatto anche la bellissima coreografia, quindi faccio i complimenti a loro per l'accoglienza e per tutto. E sì, siamo mancati un pochino, nonostante eravamo sulla carta preparati, perché abbiamo parlato di questa possibilità, di questa scossa che sicuramente dava anche il nuovo allenatore, di questa difficoltà che potevamo trovare, ma sono stati più bravi loro e sono di vantaggio. Lì siamo stati successivamente ordinati, tranquilli, abbiamo ritrovato il nostro filo del gioco, siamo riusciti a fare come avevamo cercato, come volevamo. Siete riusciti a portarla alla vostra parte? Così dunque Pierfrancesco Battistini, abbiamo ascoltato dunque il commento a margine dopo questa partita. Tra l'altro l'Aquila non vinceva in trasferta dall'8 ottobre sul campo del Fabriano, 1-2, dunque dopo oltre tre mesi è tornata a flirtare con il successo la formazione di Battistini. Prima di ascoltare Aldo Di Corcia, tecnico dei Nerostellati, in collegamento telefonico Gianni Paris, presidente dell'Avezzano. Salve presidente. Ciao Massimo, buonasera. Non poteva mancare il collegamento con il presidente dell'Avezzano per commentare questo 0-0 a Castel di Lama, che è un campo brutto per antonomasia sotto tutti i punti di vista. Ma io non capisco come certe società facciano calcio, quindi mi dispiace, ma insomma, io non farei mai calcio nelle condizioni del Monticelli, quindi giocare in un campo non, senza neanche un legame territoriale, senza tifoseria. Secondo me questo è l'assenza del principio di come non fare calcio in Italia oggi, no? Ci sono tante piccole realtà come quella del Monticelli, insomma, io faccio sempre più fatica a concepire il senso di fare calcio oggi, soprattutto poi con le difficoltà economiche che possono avere e che hanno dimostrato nel costruire una squadra che oggi ha giocato in difesa con 6 giocatori. Assolutamente. Presidente, poteva fare di più l'Avezzano? Ma voglia, poteva fare di più. Io ho detto ai miei ragazzi a fine partita che hanno fatto una pessima prova, abbiamo giocato chiaramente solo noi, possesso palla per 90 minuti, ma tiri in porta penso che non abbiamo superato le 3 occasioni. Non è questa la squadra che si identifica nella voglia, nel desiderio, nella passione del presidente. Che cosa succede a questo Avezzano? Un po' altalenante, insomma, domenica scorsa con la Vastese avete giocato per 80 minuti, siete stati padroni della situazione, avete rischiato qualcosa nel finale. Sì, il problema reale è che è una squadra giovane, ma non ha una fisionomia per fare male. Nel girone di andata siamo stati bravi, però realmente stiamo dimostrando in questo girone di ritorno di avere qualche pecca caratteriale, di personalità, sia nei singoli che nel collettivo, e soprattutto under e over che si mettono ad avere un comportamento in mezzo al campo che a me non piace, anche poi nell'intervallo ho guardato la squadra nello spogliatoio, non mi sono piaciuti per niente. Ah, quindi all'intervallo è andato a parlare con la squadra, presidente? No, ho capito, sono andato male a vedere quello che si dicevano. Ah, ho e capito. Non mi è piaciuto quello che dicevano tra di loro, sono amareggiato, e quando questi ragazzi non sanno che i sacrifici che fa il presidente in Serie B, che non abbiamo entrati di nessun genere se non quelle strutturate della società, fa ancora più male vedere la squadra giocare in maniera sciapa, in maniera poco articolata negli ultimi 16 mesi. Cioè, diciamo così, ha sottovalutato in sintesi l'impegno la sua squadra? Ma non penso, il problema è che abbiamo giocato contro la penultima in classifica che voleva almeno portare a casa un pareggio, ci sono riusciti. Chiaramente per me questo non è un pareggio, è l'equivalente di una sconfitta. Quindi 2 punti persi, insomma. Hai voglia, ma loro proprio una squadra brutta. La ricordo all'andata che era accettabile il Monticelli, oggi credo che insomma se continuerà così difficilmente potrà salvare. La prova del 9, presidente, domenica prossima arriva la Vispesa, lo sconfitta oggi anche a sorpresa da San Marino, che però si sta confermando squadra formato esterno, ne aveva rifiliati 4 alla Vastese non più tardi di 2 settimane fa.
Ma il Pesaro, se oggi giochiamo come abbiamo giocato con Monticelli contro il Pesaro, sarà difficile vincere la partita. Quindi poi non mi è piaciuto anche l'atteggiamento di Pellecchia, l'espulsione che ha rimediato a partita terminata, quindi verrà multato dalla società in questi giorni, nei prossimi giorni gli sarà comminata la sanzione disciplinare. Quindi sono saltati anche i nervi, insomma. Ma in realtà non ce n'era neanche bisogno, bisognava rimanere concentrati e provare a fare questo gol che sarebbe passato per i tre punti. Purtroppo la squadra ha dimostrato limiti caratteriali e avanti siamo apparsi spuntati, opachi, appurici, e questa cosa a me ovviamente non è andata giù e non va giù, e in settimana insomma mi farò sentire nello spogliatoio. Quindi soprattutto arrabbiato più che deluso. Sì, arrabbiato perché abbiamo giocato contro nessuno. Purtroppo abbiamo giocato contro nessuno che si è difeso per 90 minuti e capisco che a volte è difficile trovare gli spazi, però la mia squadra oggi doveva fare qualcosa di più, doveva essere più brava a trovare gli spazi nelle fasce, cosa che ha fatto poco e male. E purtroppo oggi si è sentita l'assenza di Teramo, come domenica prossima si sentirà l'assenza di Pellecchi. Perfetto, grazie al presidente Gianni Paris, presidente dell'Avezzano, grazie ancora presidente. Grazie Massimo, a te buon lavoro. Grazie ancora al presidente dell'Avezzano, abbiamo sentito insomma l'argomento a caldo del presidente dopo questo 0-0 scialbo sul campo del Monticelli, si è giocato a Castellilama da parte dell'Avezzano, due punti persi, molto arrabbiato il presidente dell'Avezzano Gianni Paris con la sua squadra, espulso poi al fine partite anche Pellecchia che sarà multato, ci saranno dei provvedimenti insomma da parte del massimo dirigente del club marsicano. Stavamo parlando anche di Nero Stellati, l'Aquila, Nero Stellati che hanno subito la 15ª sconfitta in 20 partite di campionato. Allora andiamo ad ascoltare Aldo Di Corcia, soluzione interna, era la prima partita sulla panchina dei Pratolani, una prima infausta per l'ex tra l'altro attaccante dell'Aquila, ha militato per 4 stagioni Aldo Di Corcia nell'Aquila, in precedenza è stato anche un calciatore della Giulianova. Sentiamo Di Corcia a caldo a fine partita. In uscita abbiamo preso 2 gol. E poi se li fai giocare c'hanno la qualità e ti mettono in difficoltà. Settimana particolare era stata quella precedente al suo avvento in panchina, i ragazzi come hanno reagito? Beh, i primi 2 giorni hanno avuto un po' di difficoltà, però poi dal giovedì in poi si sono allenati bene, anche perché fino a quando la classifica non dice che siamo retrocessi ci dobbiamo provare, dobbiamo lottare. E sotto questo aspetto dico che abbiamo fatto una buona partita, hanno dimostrato i primi 20 minuti, ripeto, poi dopo quando prendi 2 gol così un po' il morale va giù, anche perché poi c'hai di fronte una squadra con tanta qualità, squadra forte, diventa difficile poi recuperare. Così dunque Aldo Di Corcia, prima di vedere il quadro dei risultati nel campionato di eccellenza, perché ci sono state novità importanti per quanto riguarda la vetta della classifica che rimane del Giulianova, però il Chieti si è avvicinato, il prossimo turno nel girone F del campionato di Serie D, quarta giornata del girone di ritorno, gli impegni delle abruzzesi, Avezzano vs Pesaro, Francavilla, Agnonese, L'Aquila, San Giustese, Matelica, Vastese, che sarà il big match della 21ª giornata, l'unico derby abruzzese in programma domenica di fronte Pineto e San Nicolò, Recanatese, Monticelli, San Marino, Jesina, poi Campobasso, Nero Stellati, abbiamo detto, Castelfidardo, Fabriano, le altre partite in programma. Campionato di eccellenza, vediamo che cosa è successo, perché il Chieti vince ancora, espugnato Penne, si ferma il Giulianova, questi i verdetti della 22ª giornata, Alba Adriatica, Cupello 2-1, Miternina, Martinsicuro 0-1, Angolana Giulianova 1-1, dunque Giulianova fermata dall'Angolana che è una delle rivelazioni di questo campionato, allenata da Paolo Rechini, Miglianico Capistrello 1-2, Paterno Torrese 1-0 a Penne, Chieti batte Penne 2-1, River Chieti Montorio 1-1, San Salvo San Buceto 2-5, Spoltore Acqua e Sapone 4-1. La classifica aggiornata dopo 22 turni vede sempre in attesa
testa il Giulianova, ma si è ridotto il margine di vantaggio sul Chieti. Giulianova 47, Chieti 44, Martinsicuro 42, Paterno 40, Torrese 36, Sabuceto e Capistrello 34, Spoltore e Angolana 33, Alba Adriatica 32, Acqua e Sapone 31, Penne 28, Cupello 24, Montorio e Amiternina 19, Rivera Chieti 16, Miglianico 15, San Salvo 11, tutti gli approfondimenti nel corso della trasmissione di Tiziano Coccia, tra poco più di un'ora. Intanto torniamo ad occuparci di Serie B prima di chiudere questo appuntamento con Terzo Tempo Live. Ieri il Pescara ha espugnato Foggia 1-0, il verdetto finale ha deciso Mancuso al 43esimo del primo tempo, non accadeva da quasi 60 anni, vediamo. Non ruba l'occhio, ma inutile cavillare, sarebbe pretenzioso e soprattutto ingiusto. Squadra normale il Pescara, che sta facendo già tanto anche a Foggia, dove, è giusto ricordarlo, non vinceva da quasi 60 anni. Il massimo del pragmatismo al termine, sì, di una partita oggettivamente difficile. Spirito di corpo, compattezza nella sofferenza, gol partita, le cose migliori dei 90 minuti dello Zaccheria. Il post gara è tutto da ascoltare. Schermaglie a distanza sul mercato, neanche a dirlo, tra Sebastiani e Zeman. Penso di aver già risposto a questo discorso di Mariani, non rientra nelle nostre strategie Mariani, perché cerchiamo di prendere quei giocatori che anche in prospettiva ci possono dare qualcosa. Che devo dire? Se so anche io programmi è meglio, non li so. Partita si diceva complicata, tanto sciupio da parte di un Foggia anche sfortunato, cinico e spietato invece il Pescara, remissivo nella ripresa ma capace a fine primo tempo di piazzare l'acuto vincente con una ripartenza da applausi. Di gol noi queste giocate li facciamo la mattina fino alla sera, poi il problema è che in partita una non basta. Nel secondo tempo non siamo riusciti a giocare. Pur avendo più spazio a disposizione, noi siamo di solito una squadra che gioca su ripartenze e oggi non ci è riuscito. La partita out Zampano, causa febbre, conferma per Crescenzi, stesso 11 impiegato nel match con Venezia, ultimo del 2017. Davanti il tridente Mancuso, Pettinari, Capone, per contro l'ex Stroppa schiera quattro nuovi acquisti. Tonucci nel trio di centrali di difesa, completato da Loiacono e Camporese, Greco, regista Zambelli e il tedesco Kragel sulle fasce. 3-5-2, tre pali, torna Guarna, in attacco Mazzeo con l'ex Francesco Nicastro, che nel breve valgere di 60 secondi colpisce due legni, prima la traversa, poi il palo, da posizione più che privilegiata, di fatto occhi negli occhi con Fiorillo. Subito dopo ci prova Kragel, ex Frosinone Crotone, fendente da fuori, Fiorillo respinge di ginocchio. Il Pescara risponde al 17esimo, bravo Mazzotta, sterzata su Zambelli e invito a ritroso per Brugman, che calcia di controbalzo riflesso di Enrico Guarna, trascorsi nel Lanciano in Serie C. Versante opposto, insidioso Mazzeo che elude Proietti ed arma il mancino, reattivo Fiorillo, 43esimo, controfuga letale da Brugman a Capone, che fa viaggiare Pettinari, sovrapposizione di Mazzotta e taglio perfetto di Mancuso ad anticipare portiere e difensore, ovvero Guarna e Loiacono. 1-0 Pescara e un super gol, il terzo sigillo stagionale per l'ex San Benedettese. Il Foggia reagisce, Agazzi, altro ex Lanciano, scuola Taranta, si accentra, prende la mira, pallone di un soffio al lato. Ripresa, il Pescara si abbassa sempre di più su cross di Zambelli, Crescenzi si fa beffare da Nicastro che sbuca alle sue spalle, brivido, assalti del Foggia generosi ma poco lucidi, svetta in area Agnelli, pallone alto per rotta provvidenziale su Nicastro. Subito dopo il centrale, autore comunque di una gran partita, sbaglia, rinvio
taglio corto, assist involontario per Deli, subentrato a Greco, controllo a destro a lambire il palo. Il Pescara potrebbe archiviare la pratica nell'unico contropiede riuscito. Egoista però Pettinari, che ignora Baez, sostituto di Capone, e Mancuso. Allo scadere Scholz per il neo entrato Beretta, raso terra, bloccato a terra da Fiorillo. Finisce così 1-0, vittoria pesantissima in trasferta, non accadeva da 3 mesi. 10 punti nelle ultime 4 partite, sesta gara dall'inizio della stagione senza subire gol in poco più di un mese, dalla famosa conferenza stampa pre-Novara, scenario completamente ribaltato. Infine vi ricordiamo anche il risultato della primavera del Pescara di Massimo Epifani, un risultato inusuale, 7-4 sul campo dell'Avellino. Complimenti dunque alla primavera di Massimo Epifani, che ha cominciato bene nel 2018, 7-4 il verdetto finale sul campo dell'Avellino. Sono le 18 in punto, ci fermiamo qui, grazie per la cortese attenzione, buona serata.